Sì, non convocati, non convocati, sì, non convocati, te, non convocati, sì, non convocati, non convocati. Abbiamo sentito, ragazzi, la conferenza stampa di Andrea Pirlo, pre-derby della Mole, pre-Torino-Juventus, non hanno convocato, ragazzi, Dybala, Arthur e McKennie, sì, accusi Bombaretta, coglioni, così imparate, coglioni, così imparate, coglioni, così imparate, coglioni, perché questo siete dei coglioni, sì. È multa, adesso voglio sapere quanto è di multa, adesso voglio sapere, non gli fate 100.000 euro. 100.000 euro sono pochi, sono briciole, sono noccioline per quello, la vita fa minimo 1 milione d'euro. 1 milione d'euro, come vi ho detto ieri. 1 milione d'euro da molto. 1 milione d'euro da molto la vita dà. 1 milione d'euro da molto la vita dà. Perché questi si meritano. 1 milione d'euro da molto. Perché vedete, ragazzi, alla gente gli potete dire tutto quello che volete. Tutto quello che volete, ma quando i bieta fa tu co portafoglie e i bieta fa caccia i soldi, vedete che la gente dopo capisce. Perché quando i cristiani fa sgancia i soldi, i fa tu co portafogli, dopo, a vedere come si sente da fot, a vedere come si sente da fot, che si sente di fottere quando andiamo a caccia i soldi, se non convocati, se. Mi è arrivata la notizia di Sport Mediaset che diceva Pirlo fa fuori Dybala, Arthur e McKennie, ma sappiamo benissimo che Pirlo non conta un cazzo, non contano più Pirlo, però è quello che dà la comunicazione, ma tanto sappiamo benissimo chi è che li ha fatti fuori, sono la società, e spero che li metta sul mercato, e spero che li metta sul mercato, e spero che li venda a fine anno. Andatevene a fare in culo, perché di voi, noi, di questi mezzi uomini, di questi pagliacci, noi non sappiamo che cosa cazzo farcene. A noi non abbiamo bisogno di questa gente. A noi vengono prima gli uomini che i calciatori. Ecco perché un certo Luciano Moggi, ecco perché, ragazzi, ecco perché i sudamericani, i sudamericani. Sono tutta così, i sudamericani sono tutta così. Adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, logicamente dipende sempre da questa. Dipende sempre da questa, si sa che questa è quella che comanda, è quella che ti fa ragionare. Ma i sudamericani, non convocati, godo, non me ne frega niente, ma piuttosto faciti un fagioli, faciti un da graca, faciti un Félix Correa, non mi interessa. Perlomeno loro se la sudano la maglia, se la sudano. Così imparano perché questo si meritano. Questo si meritano. Questo si meritano. Punto e basta, ragazzi. Punto e basta. Ma piuttosto facciamo giocare l'Under 23, ragazzi. Ma facciamo giocare l'Under 23. Piuttosto, ripeto, facciamo giocare l'Under 23, che è meglio. Probabilmente faranno più bella figura quelli degli Under 23, perché almeno loro la maglia la sudano, corrono, lottano e sputano sangue fino all'ultimo secondo di partita. Detto questo, ragazzi, vi do appuntamento questa sera alle 20 per il PES pronostico in live. Mi raccomando, non mancate, non mancate. Vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus, che viene prima di tutto!